insabbiato ormai da oltre 24 ore, la nave che, complice anche le forti raffiche di vento, ieri mattina si era arenata nei pressi della spiaggetta situata accanto al porto di Casamicciola Terme. Partito dallo scalo della cittadina termale, il traghetto utilizzato per il trasporto di camion si era piazzato praticamente di traverso, proprio davanti al Piemonte della Misericordia, da dove ancora non è stato liberato dal fondo sabbioso. Infatti, dopo gli inutili tentativi di disincagliarla messi in atto nella giornata di ieri dalla nave della Medmar Agata e da un rimorchiatore giunto da Napoli e interrotti con il sopraggiungere della notte, oggi pomeriggio un'altra imbarcazione della Medmar, il Benito Buono, è stata impegnata nelle operazioni per portare finalmente a largo il traghetto ostaggio del fondale marino. Purtroppo, però, nonostante le due possenti cime utilizzate, neppure il tentativo del Benito Buono è andato a buon fine. È andato a vuoto il primo tentativo del Benito Buono e con le nostre telecamere siamo riusciti a filmare proprio il momento in cui si sono spezzati i cavi. A vigilare e coordinare le operazioni di recupero della nave arenata sul porto di Casamicciola da ieri, oltre agli uomini della Capitaneria di Porto, sono presenti le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Intanto continueranno i tentativi del Benito Buono per liberare la nave arenata dal fondale sabbioso. L'augurio naturalmente è che possa quanto prima rientrare nel porto.